Bene, popolo YouTube, salve, bentornatissimi a questo nuovo episodio della nostra serie su Full Trotter, il nostro commento critico a Full Trotter con Cristiano. Ciao Cristiano. Sì, no, vabbè, a tutti. Abbiamo già fatto questa scenetta perché stiamo registrando per la seconda volta, quindi. Sì, infatti c'è svampato il filmato mentre stavamo parlando, quindi stiamo rifacendo tutto. Comunque, allora, ci scusiamo per il ritardo, anzi, mi scuso per il ritardo perché è principalmente colpa mia. Perché per il ritardo di questa serie. E, ora siamo tornati dove eravamo rimasti Beh, qui prima, la puntata Maureen ha precedente. catturato Ben dopo che Ben ha convinto Maureen che non ha ucciso Ripurg grazie a quel soprannome Baby Dynamo che ha utilizzato in un momento critico. E come poi, fra l'altro, dicevo anche prima, qui il dialogo che c'è fra Maureen e Ben è un pochino strano, cioè è stato tradotto un po' male. Anche il tono della recitazione, secondo me, è sbagliato. Questo è uno di quei difetti, diciamo, dell'adattamento nostro, nostrano, no? Qui invece parte una sorta di briefing di Suzy, che ha anche lei un doppiaggio, secondo me, completamente cannato, perché dovrebbe avere una specie di voce, capì, da cicciona, più grassa, più grossa, più che altro, no? Invece ha questa voce molto pulitina, con questo accento un po' strano, non si è capito se... Sì, che non si capisce se è un accento voluto o è quello della doppiatrice La doppiatrice veramente. stessa. E infatti qui ritorna anche quel problema che ti dicevo, che ho detto in qualche video precedente, sulla velocità dell'animazione che è troppo veloce sui moderni sistemi operativi o su ScanVM, quello che usano, rispetto a quanto dovrebbe essere. Tant'è che infatti quando si vede lo zoom di Suzy che mira, diciamo, il piano La sì. bacchetta, questa qui Va adesso, troppo capito? veloce rispetto a quello che dice, no? Quindi Alle è come parole, quando la sì. musica non si trova in sincronia con le immagini. Cioè, è troppo veloce. Questo è un difetto che ricordo che quando giocavo sul 386 non c'era, quindi. Sì, infatti, probabilmente per i computer che sono troppo performanti rispetto a Sì, quelli sì. dell'epoca. Bisognerebbe vedere se con un DOSBox la cosa viene emulata bene oppure no, è un problema che rimane. Probabilmente è proprio una questione, forse DOSBox forse attenua un pochino il problema, però forse ci vuole proprio un computer più di una Ci vuole volta. proprio un Sì, 486 perché è dell'epoca, talmente legato insomma. questo gioco alla sincronia, a tutta questa specie di ensemble musicale, sonoro, visivo, no? Che è difficile proprio trovare il modo per far coincidere tutto come con Sì. un tempo, capito? Comunque, qua adesso scatta una sorta di piano alla Robin Hood, in un certo senso, dove c'è questa gara, no, di un destruction derby tra le macchine. Oggi sono Maureen e Ben che si travestono. Fanno finta di cioè si travestono. Ridburger ovviamente li riconosce, quindi sa chi sono, però loro fanno finta comunque adesso, devono far finta di morire in un certo senso in questa Qui sorta di destruction derby. la parrucca di Morina è E evidentissima, guarda che si muove col sì, vento. infatti. Abbastanza comica la cosa. Lui invece ha questa tuta ignifuga che lo ricopre completamente. Sì. E qui è la seconda parte arcade del gioco, in un certo senso. Dopo le moto, le scazzottate in Sì. moto, abbiamo le scazzottate con le automobili. L'obiettivo qui dei nostri eroi è riuscire a, cioè di Ben più che altro, è quello di fare uno scontro frontale con Maureen in modo tale che esplode la macchina e muoiono, cioè quello è l'obiettivo, far finta che ci restino secchi. Soltanto che c'è un problema, Sì. sono arrivati Bolus e Nestor che Sì. bloccano quindi il passaggio di Ben, non riesce a scontrarsi con Maureen perché viene sempre bloccato da loro, e quindi parte questa specie di sequenza arcade che fra l'altro leggevo su Lucas Delirium, che ha creato dei problemi ai programmatori perché lo SCAM, che è l'engine che usavano da Lucas, non era progettato per questo tipo di scene. Quindi hanno avuto dei problemi. Infatti si nota che l'intelligenza artificiale delle macchine, soprattutto questa di Nestor e di Bolus, è un pochino scorretta, cioè è sempre più veloce di te, sempre... come se... Beh, non è una, ma scusa, non è una cosa voluta questa. Io ho sempre pensato fosse voluto perché è una sorta di enigma, cioè Sì, tu sì, sì, non sì, sì. Però puoi lo... intervenire in nessuna maniera. Assolutamente, però il movimento è veramente innaturale, cioè nel senso è come se tu sbattessi contro un muro, non sono manovre possibili quelle, non so se mi spiego, cioè c'è proprio un... è fatto in modo un pochino grossolano, no? In pratica, cioè, però va bene lo stesso, cioè, essendo un enigma non è poi importante la parte arcade vera e propria, Io diciamo. mi ricordo che qui c'erano dei controlli pietosi, Sì, cioè era sì, sì. difficilissimo inforcare questa In qualche modo rampa. ricorda le battaglie navali di Monkey Island del terzo episodio, Sì. no? Che erano fatte un po' così, anche brutte Sì. graficamente. Che poi quelle in realtà poi si rifacevano a Pirates Infatti. Sì, di Sid Meier, poi in sì, sì. realtà quelle, vabbè.
Infatti anche questa grafica rispetto al resto del gioco, questa sezione, è una grafica un po' meno convincente, no? Sì, infatti. Poi c'è sta cosa che io non ho mai capito bene come funzionasse, cioè tu salti in un certo senso, in realtà non si capisce, ma qui in teoria salti sì, su quella rampa sopra l'altra macchina che si blocca, cioè quando ci sei saltato sopra ovviamente questa macchina non si muove più, evidentemente, boh, non so, forse stordisci, sì, stordisci il pilota, non so, non si capisce bene come funziona la cosa. Ma vedi, guarda... E poi lo spingi piano piano... Sì. Non mi ricordo bene adesso la meccanica, comunque adesso... C'è da fare un ponte per riuscire a raggiungere la macchina di Bolson Estro e fare la stessa cosa, okay. Cioè andarli a schiacciare, no? E sì, adesso la macchina si riprenderà perché mi sembra che... Appena viene toccata da Bolus, da Nestor e Bolus, bisogna stare attenti. E qui infatti è un po' un problema di controllo. Vedi, Nestor e Bolus si mettono troppo avanti e non li puoi schiacciare, quindi hai bisogno del ponte dell'altra macchina. Sì, ma un piccolo aneddoto, questo enigma secondo me non è male, a dire il vero. Mi ricordo che quando ci ho giocato la prima volta, ai tempi in cui non c'erano soluzioni, internet e compagnia bella, a meno che non andavi a comprare la rivista, dovevi risolverlo da solo il gioco, no? Dovevi capire da solo. E sì. Mi ricordo che qui restai bloccato per 20 minuti, una mezz'oretta. E poi successivamente cioè dovevo uscire, me ne sono andato, quindi sono uscito. E ricordo che mi venne la soluzione quando stavo fuori e stavo facendo tutt'altro. Che è una cosa tipica, se vogliamo, delle avventure di una volta, no? E ti veniva la soluzione fuori o mentre dormivi, no? Queste cose qui. È la stessa cosa, esatto. Sì. E la cosa bella è che io sapevo perfettamente che avrebbe funzionato. Cioè non avevo dubbi, cioè ero assolutamente certo che avrebbe funzionato. Infatti andavo a provare proprio ad occhi chiusi, convintissimo, e funzionava. E questo è indice pure di un enigma fatto bene, se vogliamo. Oddio, forse questo non è l'esempio più felice, però... Il problema di questo enigma più che altro non è tanto da livello concettuale quanto a livello pratico. Sì, esatto. Perché in effetti ha dei controlli così pessimi che è molto difficile... portare questa, anche quando hai capito come si fa, è difficile portare questa macchina alla rampa senza farsi toccare da Nestor Urbano. Sì, è un po', forse un po' macchinoso. Qui Pannocchi ha trovato il modo giusto, però ecco, vedi, qui è difficilissimo. Adesso ti sei incastrato lì, devi rimuoverla e loro arrivano, ti cosa non subito, quindi sì. È molto difficile da gestire. In pratica bisogna far salire anche la macchina gialla sulla rampa, altrimenti quei due cattivoni la fanno risvegliare, la fanno risuscitare. Risvegliare, sì. Comunque anche sta cosa che dicevi dell'enigma, cioè della soluzione che viene fuori, ti viene in mente quando non stai giocando. La stessa cosa che è successa a me all'inizio con il tubo di gomma nel serbatoio del coso volante. Beh, erano belle sensazioni, cioè era poi il senso dell'avventura grafica, no? Perché tu non guardavi la soluzione. Perché era il primo a sera in cui giocavo quel gioco e andai a letto con sto cruce, come cavolo si fa? E il mattina dopo mi sono svegliato con questa illuminazione. Sì. No, ma il bello, sai, è essere convinti che la soluzione è giusta. Perché è lì che l'enigma è vince, capito? Perché evidentemente il game design è fatto bene. Perché tu hai una soluzione che riesci ad arrivarci con la mente anche senza provare all'infinito, usa tutto con tutto, eccetera, no? Sì. Vabbè, intanto ci sono riusciti alla fine, si sono scontrati, Maureen si è vista in background che saliva con una specie di paracadute mentre lui iniettata. Sì. E qui niente, devi dare fuoco allo stadio. Dobbiamo dare fuoco in questa maniera un po' strana, perché in effetti le fiamme iniziano a comparire ancora prima di toccare il cartone. Sì. E niente, come sempre si mettono in mezzo di nuovo questi due bellimbusti. Che quando comincerà a prendere fuoco tutto lo stadio, cominceranno di nuovo a inseguire il povero Ben. Sì. Tra l'altro. No, comunque. Questo è un altro, se vogliamo, un'altra sequenza iperlineare, no? Come quelle che abbiamo visto anche precedentemente. Sì. Comunque qui anche la voce, secondo me, qui italiana è un po'. Cavola un po', perché in effetti c'è questo commentatore che continua a fare questa voce. Sì. Ma è sensazionalistica. Ma lì vabbè. Ci sono dei problemi nel doppiaggio, anche se per noi era oro colato ai tempi, no? Cioè, un doppiaggio in italiano era bravissimo. E qui, insomma, il trucco è salire sulla macchina quando loro stanno tentando di ucciderti, schiacciandoti. Sì. E anche qui un'altra volta torna il fatto di utilizzare un oggetto che non è segnalato come hotspot. Vedi, si butta nelle fiamme ma non è segnalato. E la soluzione è questa, sì, cioè buttarsi in fuoco. Un po' come la capra di Frocasuone, insomma. O anche, diciamo, la famosa torre del serbatoio all'inizio del gioco, no? Che non era segnalato, certo. La il paravento con la copertura.
Questi credono di aver risolto il problema, invece... Sì, molto intelligentemente stanno fermi in mezzo alle fiamme, non si è capito bene perché. Una brutta fine faranno questi due. Quindi, infatti, adesso si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Cos'è quella luce? Tra l'altro mi ricordo che durante la sequenza arcade Nestor dice un'altra volta guarda come scappano, riciclando una battuta, quella lì della parte pre-arcade dei Cavefish, eccetera. Sì. Che è sbagliata, perché scappano chi? Cioè, non lo so, vabbè. Ecco qua, hanno, okay, hanno vinto Maureen, il premio, ecco, che è questo. Sì, cioè Maureen in realtà più che vinto l'ha sgraffignato, insomma ha rubato la moto di suo padre, modo, e cerca dentro la moto di suo padre una chiave, la chiave per la cassaforte, se non ricordo male, no? Sì, c'è una cassaforte elettronica in cui Corley ha lasciato il testamento, quindi bisogna recuperare quella per smascherare Riburg. Suo piano diabolico, i furgoncini. Diciamo che secondo me, insomma, questa parte, come dicevi anche poi un'altra volta, è un pochino più debole, sì, rispetto, sì, assolutamente, cioè, è molto più, non so, molto più cliché, insomma, non si perde un po' di interesse qui, in effetti. Sì, questo è cosa della... se vogliamo è proprio la come dire, il game design finale, cioè la parte finale del game design, perché poi dopo c'è quella sequenza del post finale con quella parte laser game, diciamo, no? Però questa qui rappresenta proprio, dovrebbe essere proprio l'ultima parte, ed è un po' deboluccia, cioè purtroppo non c'è questo, capito, questo climax particolare, o climax, come dico. Sì. E in effetti poi qui per trovare la chiave è anche un pochino... così, un po' forzato, perché poi dopo lo vedremo, cioè sono dei numeri, sono delle combinazioni, no? E non c'è una vera e propria chiave, e queste combinazioni non si capisce quale è quella giusta, quindi l'unica cosa che puoi fare è segnartele tutte e provarle, che è una cosa anti-lucasiana proprio, perché devi andare a tentativi, no? Cioè, sì. E non solo, qui adesso parlerà del passaggio segreto, che è un enigma che Schaefer ha ammesso che non era tanto buono, lui stesso l'ha detto, che poi vedremo praticamente per entrare in, diciamo, nel passaggio segreto, che poi fa entrare effettivamente nell'ufficio di Corley, bisogna dare un calcio a una parete di muro, un muro, seguendo una certa degli indicatori, eccetera eccetera. L'unico problema è che non si capisce qual è il punto da calciare, cioè, questo dovrebbe darti un indizio, Maureen, ma dà un indizio talmente vago che non si capisce proprio, cioè, quindi si va a tentativi, sì, anche lì. Ma comunque adesso dopo lo vediamo. Mi ricordo che quello fu un enigma un po' così, perché in effetti anch'io andai molto per tentativi quando... Sì. Ecco, vedi, allineare i tuoi occhi con la crepa, questo è il famoso aspettare indizio. Che i segnali diventino neri e calciare, che non si capisce bene cosa. Sì, perché anche sto caso di calciare cosa, insomma. Sì, sì, e lei dice che essendo più bassa, perché era da bambina, quindi da lì dovresti capire che, diciamo, il calcio da dare è abbastanza fil di terreno, diciamo, però non aiuta perché cioè quella cosa che spiega sulla crepa non è poi tanto indicativa, non fa capire bene quello che si deve fare, no? Sì. E comunque qui sta anche spiegando l'origine del covo dei Vulture, cioè che praticamente quello è un vecchio aereo jumbo senza ali, e questo in certo senso torna poi nel finale. Sì, poi è utile. Ricordo, perché poi questo mezzo gigante poi alla fine diventa protagonista nel finale Laser Game. Come... Sì, e poi lo utilizzano proprio per affrontare Riburg alla fine. Infatti, ti abbiamo dato una vera lezione. Questo doppiaggio un po' così. Ah, a proposito, qui, scusami, una cosa sola. Non abbiamo detto una cosa su Grazia Verasani, che è la doppiatrice di Maureen e di Helen Marley. Velocissimamente, semplicemente ha abbandonato il doppiaggio e adesso è anche cantautrice e scrittrice. Ha scritto Quo Vadis Baby, che è il romanzo da cui è stato tratto il film di Salvatore. Salvatore, sì, sì. Ok. È abbastanza noto. Ah, l'ho capito. Forse ho capito chi è. Sì, sì. Forse anche vedi, allora qui per esempio, ecco, vedi come andrei accerchiato la combinazione giusta, no? Che è quella là, 154492, mi sembra. Sì, soltanto che se tu vai a premere altri punti dell'Artel, di questa moto, eccetera, di questi pezzi, si scoprono altre combinazioni. Allora dici, vabbè, sarà una di queste nascoste. Invece no, è una di quelle scoperte. Cioè, non ha proprio senso.
Ma mi sembra, mi ricordo che non è che magari c'è un coso di numero di cifre, magari quella giusta ha più sì, cifre delle altre. Non sì, mi c'è un ricordo. pochino questa cosa di, per esempio, sai, alcune combinazioni avevano una lettera, mentre invece devono essere soltanto numeri. Quindi sì, da questo lo capisci, però resta un po' una stupidaggine, perché cioè, è chiaro che la combinazione, che una di quelle combinazioni è giusta, cioè è ovvio, no? Non c'è, è evidente che quella è la chiave, anche perché se entri nell'ufficio di Corley lo vedi che è una combinazione numerica e non una chiave vera e propria. Non ha Però, sì, non alfa romeo. sì, però, boh, non so. Comunque, questa è la famosa parete di cui parlavamo prima. Eccola qui, dove parliamo prima. Ecco, questo è il momento. Che poi in Green Fandango poi c'è un enigma simile dopo. Qual è? Non so se Quale ti ti ricordi, riferisci? quando sono nella foresta, quando c'è quel macchinario che va che distrugge gli alberi, no? Ah, Che sì. devi sincronizzare le pompe in modo che. Sì. Lo ricordo un po', in Un pochino effetti. sì, diciamo che qui il problema è proprio nell'indizio di Morini. Vedi, Andrea qui sta calciando, giustamente sta seguendo pure la crepa che diceva dovrebbe essere all'altezza bambina, no? Quella a sinistra. Sì. Però niente, non, ecco, e poi c'è questo sassolino che poi è quello giusto e che bisogna calciare. Vabbè, un po' tirata così, vabbè. Ecco, finalmente l'ufficio di Corley che c'è questa atmosfera spettrale. E poi qui mi ricordo che io ridevo molto qui perché c'erano. Ecco, ad esempio, qui c'è cos'è la cassaforte, a parte che è per terra, Sì. una cosa un po' strana, secondo me. Vedi qua si capisce che non c'è una chiave, quindi per forza deve essere una combinazione. E poi mi ricordo che c'era anche l'allarme che suonava a un certo punto, Forse ti riferisci alla parte finale quando ormai ha smascherato Riburga. Non mi sembra che l'allarme si suonasse per la combinazione, però. Ecco, sì. ho trovato il nastro, che è, Il diciamo, testamento di sì, Corley, non so, il nostro l'audio. MacGuffin in un certo senso del momento. Sì, e qui è come se partisse, tanto porta ancora le coniglietto dietro. Qui parte, se vogliamo, un'altra piccola sezione di design, no? Perché scollegata dalla parte della combinazione, qui bisogna fare in modo di bruciare la pellicola che sta usando Riburger in questo momento per la conferenza. E sostituirla all'audio, diciamo, di Corley che parla al testamento, diciamo, no? E infatti, a proposito, una cosa che non si è detto prima, questo in alto a destra e in alto a sinistra si vede questo logo rotante della Corley che si vedeva all'uscita di. Sì. Questo è 3D, chiaramente, è precalcolato, ma è 3D, quindi è una di quelle. Come la moto di Ben, no? Quando la muovi, eccetera, Sì. questo è un 3D precalcolato. Vediamo anche un Corley giovane, eccolo qui, una faccia bellissima. Sì, poi qui c'è anche questa. Beh, comunque sono anche pregevoli le animazioni di Burger che sta parlando, Sì, insomma, al microfono, che sì. Sì. sono, per quanto poco approssimative e pixellose, sono comunque abbastanza curate, ecco. Qui infatti vedi, è alternato alla zoomata dal basso, no? Per alternare sempre questo stile cinematografico, no? Che citiamo spesso, quindi Ed assolutamente ecco. mantiene anche nel finale questa cosa, sì, il Ed ecco furgoncino. anche i bruttissimi Sì, furgoncini che lui sono è il gran terrore di disgustato. questo Guarda com'è gioco. disgustato, non ci può credere. Furgoncini è proprio il tradimento di una filosofia, diciamo, Sì, quindi. infatti, cioè, proprio tipico del Allora, qui metallaro. se non erro, Andrea va a colpo sicuro, cioè la brucia subito il primo tentativo la pellicola. In realtà si può anche, diciamo, dare dei risultati negativi, in cui Riburger si ferma un attimo, dice un momento non funziona, arriva, diciamo, il tecnico, donna, cafonissima. Donna, tra Sì, virgolette, perché più che molto, una donna sembra, molto insomma, cafona, una via di mezzo. e riaggiusta e poi niente, si può riprovare all'infinito, chiaramente. Sì, allora qui. La sua visione per la Corley Motors è questa, cioè la Sì, che sì. distruzione più totale. Eccola qua. Eccola qui. Beh, sì, che Che finezza. poi, ecco, qui in italiano la doppiano da una. Fanno doppiare da una donna. In originale è doppiata da un uomo. Mi Vedi, per ricordo esempio. benissimo che. E infatti, secondo me, il personaggio molto Ah, è probabilmente un in uomo. originale. Secondo me è un travestito. Potrebbe Secondo essere, sì. me è una trans. Secondo me. Poi non lo so, potrei sbagliarmi.
Però credo che la volontà fosse quella. Ma sai, noi tendiamo sempre a idolatrare questi doppiaggi del passato, ma in realtà, diciamo la verità, almeno questo aveva delle cose buone, non è che tutto, per esempio, Riburger è buono, Ben è anche buono, però sai, soprattutto una questione di adattamento un po' approssimativo, cioè scegliere volontariamente di cambiare queste cose, di mettere le cadenze, di mettere la voce femminile qui, cioè sono quelle scelte un po' così. Ecco, qui mi ricordavo una cosa, che se tu facevi scattare, tipo entravi dentro, ecco lui adesso Ben mette le foto di Riburger, sì, che uccide Malcolm, in modo così da completamente screditare. Le foto della giornalista, no? Io mi ricordo che se entravi nella stanza dove ci stava lì il tecnico Donna Wolf, forse, si scattava un allarme, lei chiamava la sicurezza e arrivava sto personaggio che non si vedeva mai, nel senso che tu scappavi, uscivi fuori dall'ufficio di Corley e si affacciava sull'ufficio questa, si vedeva solo l'ombra di sto tizio, sembrava tipo un cinese con un cappello tipo a triangolo. Sì, sì, però in effetti... mi ricordo una mezza cosa, hai ragione, perché mi ricordo proprio la scena di Ben che scappava, no? Che Ben scappa e poi c'è sto personaggio che lo segue, senti solo la voce, intravedi questa piccola ombra piccolissima e non... però non si capisce che personaggio sia, cioè sembra una dita la sicurezza, però non lo si vede mai, sì, insomma. Sì. È una cosa che mi colpiva abbastanza. Qui Pannocchia non l'ha proprio fatto vedere, mi sa che non si vedrà. Sì. Anche perché poi dopo facendo così, se si faceva scattare l'allarme più volte, c'era anche una sorta di scambio comico tra appunto la guardia faceva, questa guardia faceva dei commenti anche sull'addetto, l'addetta alla proiezione, mi sembra anche che sì, lei chiamava aiuto e lui arrivava lì, non trovava nessuno, quindi allora faceva delle battute. Il famoso travestito, questo sì, ruolo glorioso che è stato ridotto da questo video, però... Vabbè, qui cerca di salvarsi Riburger in modo ridicolo, diciamo, senza... Sì, dicendo che lui è pazzo. Era pazzo. Sì. Intanto qui abbiamo, qui c'è Maureen nel pubblico che prende coraggio. Sì, sì. E quindi ormai qui siamo proprio alle battute finali del gioco, qui siamo praticamente più, nel climax. Infatti qui di parti interattive non c'è più quasi niente, fino a che non scatta poi il L'unico finale. Problema è qui chiaramente Riburger non viene affrontato nel modo in cui ci si aspetta, no? Cioè uno scontro un pochino più in qualche modo fisico, spettacolare, no? Viene sconfitto così. E per un attimo si può pensare che il gioco finisca in questo momento, no? Cioè, con un Riburger che se ne scappa, lo dice, vabbè, sequel, si vede nel secondo che cosa faremo. Invece no, poi c'è una sequenza a sorpresa molto lunga e poi ne parleremo. Sì, ne parleremo nel prossimo episodio, perché sarà proprio il prossimo episodio che è il finale. Infatti qui siamo in dirittura di arrivo. Con questo camion enorme, non fa in tempo Ben ad acchiapparlo, però... Sì, insomma sarebbe Riburger che se ne va, che scappa. E qui c'è il discorso finale di... Ecco, come vedi, qui si vede benissimo il discorso che vedi tu della sincronia tra il... Perché qui c'è Maureen che continua a parlare e l'animazione si ferma. È bloccato, sì. Questa è una questione probabilmente di lunghezza, come dicevamo, della frase italiana rispetto a quella inglese. Mentre invece poi ci sono proprio problemi di caricamenti che sono troppo veloci e quindi si perde la sincronia con la musica. Ecco, quindi questo è un problema. Va bene. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio, ci teniamo per il gran finale, per l'ultimo episodio, nel prossimo, che segnerà la fine di questo nostro esperimento, di questo nostro commento critico e analitico a Full Throttle. Ovviamente possiamo anche aggiungere che se vogliono possono consigliarci altri giochi, vedremo, valuteremo se sarà il caso di farli, perché sì. Però potete darci qualche suggerimento sicuramente. Sì, sì, certo, anche se abbiamo già qualche piccola idea, però insomma i suggerimenti sono sempre molto ben accetti. Benissimo, noi vi salutiamo, ci becchiamo la prossima settimana dove faremo vedere il finale, commenteremo proprio, daremo proprio un giudizio, comunque commenteremo complessivamente tutto il gioco. Ok, bene? Ciao ciao a tutti. Ciao ciao, buona a tutti, ciao ciao.